giornalisti, scrittori, attivisti per parlare di media e persone LGBT. A Napoli, oggi 18 ottobre, presso l'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, si è tenuto il terzo incontro dell'Orgoglio e Pregiudizi, patrocinato dal Comune di Napoli, un ciclo di 4 seminari di formazione per giornalisti relativamente a genere e orientamento sessuale, il tutto organizzati dal redattore sociale su incarico dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Appuntamenti precedenti si erano svolti nella città di Milano e a Roma. La chiusura invece avverrà il 22 ottobre a Palermo. Ascoltiamo due rappresentanti di questo convegno. Allora, io sono Paolo Valerio, insegno psicologia clinica alla Facoltà di Medicina del Federico II e sono anche poi presidente dell'Osservatorio Nazionale dei Dati di Genere e della Fondazione Genere, Identità e Cultura. Ma è molto importante. Le parole che sono state pronunciate spesso sono state stereotipo, pregiudizio, stigma. Quanto in qualche modo gli organi di stampa possono essere talvolta inconsapevolmente responsabili di sostenere degli stereotipi da cui vengono pregiudizi e da cui nasce poi lo stigma. Lo stereotipo appunto è tutti i gay sono effeminati, tutti i ballerini sono gay, tutte le trans sono prostitute. No, tutto questo fa sì che un certo tipo di popolazione venga vista soltanto in un modo e non sapere anche che ci sono persone trans, come quella che sta parlando ora, che è un'archeologa famosa, o sapere che l'Università di Napoli, Federico II, ha nel suo regolamento un qualcosa che prevede che uno studente universitario trans possa chiedere un libretto universitario temporaneo. No, è interessante il taglio di questa mattina perché da operatore che ormai da una decina d'anni lavora su queste tematiche della discriminazione nei confronti delle persone LGBT o più in generale sulle discriminazioni verso ogni differenza, il ruolo dei media diventa fondamentale. Nel senso che credo che in qualche modo se in questo paese è stata strutturata la cultura dei diritti che l'aveva caratterizzata in quasi tutto il mondo è anche perché nell'immaginario collettivo queste persone, le più fragili, le differenti, le devianti, sono state cancellate nella loro umanità, in qualche modo sono scomparse, non sono più persone ma diventano appunto il tossico, il matto, l'omosessuale, il gay, il frocio, la lesbica e quindi in questo modo si toglie umanità e allora quando si toglie umanità diventa anche più facile non rispettare i diritti. Allora, da questo punto di vista credo che un'alleanza forte tra chi opera in questo settore e media diventi una cosa fondamentale.